Stipa se le beve da solo. 1, 2, 3 non aveva bisogno di presentazione, perché comunque già solo come entrata avete capito che non facciamo un genere convenzionale. Infatti avevo paura per chi portava il gel, che magari si spettinava un pochettino, però in Piazza Vittorio è ovvio che capiti una cosa del genere. Noi invece veniamo da Vinovo, il nostro codice di avviamento postale è 10.048. Molti di noi ce l'hanno addirittura tatuato addosso, talmente importante per chi viene da lì. Magari troppo, chi lo sa. Punti di vista, ma questo è 10.048. Vado se so da dove vengo, passi da pazzo come Alco Dolengo. Non mi tengo se mantengo questo flow, sì lo so, e nell'ogio, credo proprio di no. Credo che toccherebbe pure a te, così tanti sensi unici e un senso qui non c'è. Se aspettando il sate, ma piotte fare prima, col bandino arrivo sì ma privo di benzina. Siamo figli di Gianetti, è la nostra scuola, fiori coltivati sulle rive del Chisola. E senti ora come suona, roba buona che ti dona un sapore buono con un po' d'amaro in gola. E vola, ora chi la ferma, non siamo solo campi con le vacche, c'è pure una caserma. Dai che scherzo, ci mettiamo in pari, abbiamo piazze nuove, tre che babari. Per chi è del posto lo sa, e chi non lo sa, Piazza Vittorio lo saprà. Albi come fa? Provinciali, gente fuori dal comune, barre dopo barre dimostriamo acume. Tu resti fermo in panne, noi sappiamo chi siamo perfino senza nome sopra i banner. Analizzami, testi con lo scanner, fiumi di sangue dal naso che tamponi con i bumper. Prendi questi e restatene zitto, che se scendo con il flusso tiro giù il soffitto. Metri confitto quanto il piemontese sinto, capisci già chi ha vinto da quando parte l'intro. Spingo litri che non trinco, un quadro figo in testa e con il rap te lo dipingo. Spingo che mi vada tutto quanto bene ormai, ma va veramente bene quando stringo un mic. Ai prodotti tipici del posto, 10.048 suona dall'impianto nostro. Di abitudine, il rullante picchia come ferro sull'incudine. Se cerchi via d'uscita non ti dovresti illudere, ora che sei salita la discesa è da escludere. Nemici della noia di abitudine, il rullante picchia come ferro sull'incudine. Se cerchi via d'uscita non ti dovresti illudere, ora che sei salita la discesa è da escludere. Chi ci nasce poi si invecchia. Siamo seri come fieri bucanieri, suveglieri pieni di forzieri con poteri neri, e speri che riveli i tuoi misteri su chi eri. Io lo devo solamente a chi ascoltavo fino a ieri, dalla funk e burme, la foto che scoprivo, DJ Cass nati da duplici dal vivo. Il respiro lo capivo da Vinovo all'arrivo, scatto come in foto e guardo verso l'obiettivo. Dottor Jackie, thank you.
Quindi vi piace? Insomma, questo genere è non anticonvenzionale, possiamo definirlo, dai, un crossover comunque, un mescolio. Allora, no, non ci dite sempre di che pezzo si tratta, comunque teniamo sempre il mistero, riservo massimo. 10.048, lo dissi, no, all'inizio. Lo dissi, hai ragione, lo dissi. No, ma anzi, altro che, che unconventional, diciamo, un genere ormai che per certi versi va molto di moda, e adesso vi voglio far perdere il flow, diciamo, quello che è il flusso che state prendendo, e andiamo avanti. Ti devo dire cosa non va di moda, cos'è che ha detto? Cos'è che va di moda? Lui, non lo so, è che le sue amiche sono fashion blogger. devo seguirle, devo sentirle queste cose. Va bene, rimaniamo sempre su questi numeri, ma non li diamo i numeri, diamo soltanto quello che è stato il codice di riferimento postale, sempre qui, da Piazza Vittorio, dal Lab per il Salotto, in diretta agli Inauditi. Allora, appunto perché siamo musica anticonvenzionale, non facciamo solo hip hop, non facciamo solo rap, ma dedichiamo moltissimo tempo anche alle strumentali. Questo è un esempio, scritta dal qual presente Fred Zip, riarrangiata poi dagli Inauditi. Not tomorrow, today. Inauditi. Viva i videogiochi.
inauditi con un brano strumentale. Siamo andati veramente così a cercare la psichedelia, il progressive, veramente sonorità di altri tempi, e ci avete fatto fare un viaggio quasi siderale. Ma invece torniamo forse in una situazione più urbana, forse più, perché rivedo, diciamo, i vostri due frontman che sono diciamo più caldi che mai. Adesso abbiamo detto che questa, che cos'è, come si chiama questo, allora, possiamo dire, no? Questa qui, noi, a parte che ci sentiamo a casa e ringraziamo il Lab, perché il posto in cui noi abbiamo creato questo disco, e speriamo di crearne altri mille, si chiama, noi lo chiamiamo appunto Lab, come laboratorio. Appunto, a parte Lab come nome, questo posto si chiama Smoking Room. Ah, okay. Quindi diciamo una cosa per fumatori. Smoking Room, sì, la stanza fumante, visto che ci sgridano sempre, quindi... La stanza fumante. È molto elegante, quasi fosse uno smoking. Esatto, esatto. In realtà c'ha la sua eleganza rivestita addosso. C'ha chiaramente la sua eleganza. E infatti porta anche il nome del disco, Into the Smoking Room, dell'EP. Questa piccola creazione che abbiamo fatto io un anno e mezzo. E che dire, lasciamo parlare la musica. Smoking Room. C-C-L-O. Quando torni a casa da lavoro, ad esempio, no? Cosa fai? Cerchi il posto che ti conforta di più e vai a fare quello che ti rilassa. E alla fine... Metti un disco, no? Metti un disco. E non torni a casa. Figurati. È lì casa. È lì casa, esatto. Diciamo io le musica, va? Questo è quanto lavori o nient'altro. Torno a casa disfatto alle 4. Se i problemi sono di scadenza di contratto, risolvo, commettendo errori che ho già fatto. Così non sbaglio, già. Servono certezze, mi capi di fallo. E se mi sbaglio, nah, sicuramente almeno avrò deciso io di farlo. Come il resto del resto, si fa presto a parlare di mancanza di pretesto. Se il pretesto in questo caso sono le persone, sono assenti, quindi non ti serve un'opinione. La situazione è tale, pare, che se fai così anche in mancanza è uguale, pare, come se non fosse abbastanza, riempiendo di fumo la stanza. Sì, che soluzioni cerchi? La nebbia cade fitta sugli occhi, devono stare aperti. Non cambia neanche se li copri, come spugna assorbo ricordi. Tengo quelli che amo di più, resto sotto al consumo i miei giorni giù. Into the smoking room. Into the smoking room. Into the smoking room. Into the smoking room. Yeah. Questo è quello che provo. Notti dipinte di bianco, come fogli lasciati sul banco. Dove se rimango freddo, i momenti che rimpiango, so che ci metto veramente il cuore. Quando do tutto quello che avrò, ed è molto più magico farlo. Quando quello che scrivo è l'unico motivo che mi tiene calmo. Ora posso e dimostro che ho nascosto la mia parte migliore nell'inchiostro. E se rivedo quanto corso il lato opposto, mostro riempiendo di fumo questo posto. Sarò meglio di chi ero. Cresco qua giù in un mondo parallelo tra inferno e cielo. Vieni qua giù, giù, into the smoking room. Che soluzioni cerchi? Cerchi. La nebbia cade fitta sugli occhi, devono stare aperti, aperti. Non cambia neanche se li copri, come spugna assorbo ricordi. Tengo quelli che amo di più, resto sotto consumo i miei giorni. Giù, into the smoking room. Into the smoking room. Into the smoking room. Into the smoking room. Giù. La stanza fumante. Questa era la stanza fumante.